Via, show, circolare. Avete un'ora d'aria. Vi do, anzi no, una mezz'oretta di tempo per riprendervi. Capito, mi hai. Qui praticamente non avremo la solita storia della Bibbia, ma avremo un Gesù Cristo che pratica arti marziali, che con le pistole, con le armi, che fa i miracoli e materializza cose utili per vincere le battaglie. Insomma, un'americanata, una versione biblica americana. E che devo riuscire, come faccio a mettere sia il film sia il commento del film insieme? Tanto arrivano anche i tic dalla shoutbox, volevo dire, sì, i tic dalla DAC. Jesus Christ, Vampire Hunter. Starring Maxine Scratch. Mary Magnum, buona questa. Una macchina di notte. Il taxi che va a prendere Gesù Cristo nel Regno di Dio. Ma immaginavo diverso il Regno di Dio, però. Il taxi. Yeah! I preti Gaur. Cioè, non ci posso credere. Il prete delinquente, il prete bullo con le borchie, no? Ma che cazzo è sta roba? Eccolo qui. Il barbone internazionale. E Gesù Cristo ci salverà da tutti i suoi peccati. E il mio nome è Gesù Cristo, decimo meriggio. Comandante. Oddio, sto morendo. Io penso che già il film di per sé è bestiale, poi col commento del pirata. Ma questo è Jean-Claude Van Damme. Cioè. E Gesù Cristo trionfa! Fatality! Sapete chi sembra? No. E adesso si mettono a fare il balletto Disney. Gesù Cristo è qui, Gesù Cristo è là. Voi tutti abbiamo Gesù Cristo. Zun 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 zun. Danzano le tazze, saltano gli animali. Il balletto Disney con tutti gli esserini che si muovono. Noi ti aiuteremo a salvare il mondo. Noi tutti siamo cattolici. Sì, è proprio un balletto Disney. Vogliamo veramente aiutarti. Mostrati chi sei, Gesù. Magari ci stai ingannando. Il mio lavoro non va bene. Io nemmeno ce l'ho una. È di Walt Disney. Basta, è di Walt Disney. Cici, cucù. Bisi. No, dicevo, sapete chi sembra l'attore che fa Gesù in questo film? Ovviamente, dopo che è andato dal barbiere, si è sbarbato e si è tutto ripulito. Sembra... come si chiama quello col codino? Steven Seagal, che gli hanno infilato una cannuccia in culo e gli hanno risucchiato da tutto il grasso in eccesso. Praticamente sembra... sembra Steven Seagal anoressico, sembra. Miracolo! È un miracolo! Minchia, l'infermiera. Mi ha dato le gambe a uno storpio. A una storpia. Cioè, ma che cazzo di film? Ma è demenziale questo film. Infatti. Cici cucù. Cici cucù. Che bello queste qui. Pure io. Sì, cucù? Sì? Sì. La femminina. E poi? La femminina rossa, la bianca. Cioè, sembra di assistere al gioco di Kenshiro per PS1. Dove... tipo un picchiaduro a scorrimento, dove fai secchi un po' di tipi, ne arrivano altri, arriva la macchina con me. Per la seconda volta. Che
Questo sembra Final Fight, sembra questo pezzo. No! Ma che cazzo? Vaffanculo! Cazzo! Mi ha fatto spaventare 8 ore! Eh sì, anche... Era preso un colpo anche a me. Mi ha fatto spaventare 8 ore! No! Ieri notte ero su MSN con Max e stavamo parlando proprio di questa posizione qui, questa posizione femminile dove la donna si mette dietro e ti accarezza mentre ti fa appoggiare la schiena su di lui, su di lei. Esattamente questa qui, mica, cioè, ma guardate. E stoppo un attimo. Ragazzi, ho vinto 200 euro! Beh, mi dispiace per Alberto, mi ha segnato il Parma, però a me segnava che segnavano. 200 euro! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Evviva, evviva, evviva! Evviva, 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 evviva! Posso continuare? Mi sa troppo di Snake, non lo so. Metal Gear Jesus. Master, cosa ci fa lei qui? Ogni tanto do una mano ai Boy Scout nell'Alaska. Sono stato chiamato per un caso cattolico. Va bene, cosa devo fare? Ha dato un cazzotto in bocca a Gesù Cristo. Wanna play a game with me? Yeah. Salve Gesù, voglio fare un gioco con te. Ti sei mai soffermato a pensare tutte le volte che la gente ha chiesto aiuto e tu non li hai aiutati? Adesso è arrivato il momento di pagare. Sentirai tutte le sofferenze insieme nella croce. Il gelato che parla. Il gelato che parla. Sei tu papà, che cosa hai in mente? È Dio che gli parla attraverso il gelato. Noi salveremo Gesù Cristo in fin di vita. Il santo ci salverà da questo. Sì, cerco adesso di imitare un po' il Pera adesso, facendo un po' questa voce da sardo, ma forse non è che mi riesce molto bene. E adesso sono in bagno, una vampira è stata infilzata. Vabbè, basta imitazione del Pera perché mi riesce male. Poi mi banna.